Ora si registrerà la conferenza. Ok, direi che possiamo iniziare. Innanzitutto, grazie mille di essere qua presenti a questo nostro jailbreak dopo la ripresa, diciamo, dalle ferie. Quest'oggi parleremo di come costruire una stazione GNSS a basso costo. Questo, diciamo, è un jailbreak che si inserisce in una miniserie di tre jailbreak che abbiamo pensato, un po' perché diciamo, la costruzione di una stazione GNSS a basso costo è un argomento chiaramente molto ampio, che tocca diversi argomenti, sia riguardo il GPS, conoscenze dei software da utilizzare, ma anche diciamo, toccherà qualche aspetto informatico che è necessario appunto conoscere per poter per poter realizzare una stazione GNSS a basso costo. Il nostro obiettivo è quello di dare, innanzitutto, è quello di suscitare la curiosità e poter, diciamo, darvi degli elementi, forse non esaustivi, ma diciamo comunque degli elementi base, per poter appunto realizzare questa stazione GNSS. In questo jailbreak di oggi parleremo innanzitutto di quelle che possono essere requisiti e funzionalità di una stazione GPS a basso costo. Andremo a vedere quella che secondo noi è una configurazione ideale per una strumentazione, scusate, consigliata. Quindi cercando sempre di capire quello che può essere, ecco, il basso costo, e poi intanto andiamo ad analizzare e vedere la configurazione di questa strumentazione. Quindi diciamo oggi è un webinar che toccherà aspetti forse un po' meno legati al mondo GNSS e un po' più legati ad aspetti di connettività fra varie strumentazioni e diciamo di strumentazione prettamente informatica. Innanzitutto però cerchiamo di aver ben chiaro quello che può essere l'obiettivo finale, in modo tale poi che diciamo, la strumentazione informatica e le conoscenze informatiche siano solamente un mezzo per arrivare appunto al nostro obiettivo. La funzionalità base che a nostro avviso, ma in generale, insomma, deve avere una stazione GPS sono l'acquisizione del segnale proveniente dai satelliti in continuo e la registrazione del dato grezzo in formato o binario o RINEX, l'invio di questi dati ad un ricevitore per fare un posizionamento in modalità base rover, ad esempio, oppure altre cose, un calcolo della posizione ed invio di questa posizione a un server remoto. Oppure, come vedete, ho messo altre, nel senso che possono essere una stazione GNSS a basso costo, può avere tantissime funzionalità ed elencarle tutte chiaramente diventerebbe molto lungo. Un altro, ad esempio, scopo, funzionalità che può avere può essere, ad esempio, il monitoraggio del contenuto d'acqua in atmosfera. Esistono diversi progetti che, diciamo, stanno montando stazioni GNSS proprio per questo obiettivo. Per quello che riguarda i requisiti, chiaramente bisogna avere un'antenna posizionata in un luogo aperto e ovviamente il più possibile privo da ostacoli, cioè bisogna cercare quella che è una condizione ideale per il posizionamento, GNSS. Chiaramente questo, è un requisito abbastanza fondamentale, in quanto specialmente se la stazione viene utilizzata come base, nel senso che il calcolo della sua posizione deve venire in maniera il più precisa possibile. Bisogna avere un ricevitore GNSS e un microprocessore, che può essere o un computer, che devono essere posizionati al riparo da un ambiente esterno. Chiaramente non posso pensare di andare a installare per esempio una stazione GNSS a basso costo in montagna
e lasciare all'aperto sia il ricevitore sia il microprocessore, perché chiaramente non possono essere deteriorati o comunque esposti agli agenti atmosferici. Si deve avere una connessione internet e direi anche dei ridotti consumi energetici. Ridotti consumi energetici, questo diciamo dipende un po' da dove si vuole montare la stazione. Chiaramente se uno riesce a montare la stazione GNSS nel suo ufficio e riesce a sfruttare la corrente presente nel suo ufficio, il consumo energetico potrebbe essere un aspetto forse di poca rilevanza. Se invece uno vuole andare a montare una stazione GNSS in montagna o comunque in un luogo dove non arriva la corrente elettrica e quindi magari si affida a batterie tampone alimentate da pannelli solari, beh, il consumo energetico invece diciamo che è un aspetto chiave e sicuramente non trascurabile. Allora, per quanto riguarda la strumentazione consigliata, abbiamo innanzitutto queste quattro componenti base, ovvero un ricevitore, un'antenna, un microprocessore computer e una parte che qua ho indicato come alimentazione. Per quanto riguarda il ricevitore, volendo stare, diciamo, nella fascia a basso costo, suggeriamo comunque, diciamo che come ricevitori GNSS a basso costo sono abbastanza riconosciuti dalla comunità i ricevitori uBlox che già vedete in questa slide. Cito questi due dispositivi non a caso, in quanto il primo, lo uBlox Neo M8T, è stato un ricevitore da noi utilizzato per la costruzione di una stazione all'interno di un progetto che abbiamo sviluppato. E questo qua è un ricevitore, diciamo, in singola frequenza che riceve satelliti GPS e GLONASS. E invece il nuovo uscito della casa uBlox, il ZF9P, qua visto con la sua evaluation board, è un ricevitore in doppia frequenza, multicostellazione, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. E cito questo ricevitore perché è il ricevitore che abbiamo utilizzato per la costruzione di una stazione GNSS permanente qua nel nostro ufficio. Per quanto riguarda l'antenna, chiaramente si può utilizzare l'antenna patch che viene venduta con il ricevitore stesso, ammesso che appunto il ricevitore venga acquistato con l'antenna patch. Oppure si possono utilizzare e collegare diverse antenne più performanti. Diciamo che la qualità dell'antenna sicuramente è un fattore che incide molto nella qualità del posizionamento GNSS. Ci sono alcune considerazioni da fare sull'antenna. L'antenna deve stare sicuramente in un luogo aperto, mentre il ricevitore non necessariamente, cioè antenna e ricevitore non devono per forza stare vicini fra di loro. Quindi si può usare un cavo antenna molto lungo per posizionare l'antenna dove si vuole e il ricevitore invece all'interno dell'ufficio o di un luogo dove ad esempio si ha la corrente elettrica. E questo è il caso che abbiamo adottato nel nostro ufficio. In questi casi però bisogna prevedere di acquistare o di utilizzare un cavo antenna che riduca al minimo le perdite di potenza del segnale acquisito. Quindi diciamo non bisogna prendere un cavo di qualità. E tendenzialmente potrebbero servire diciamo degli opportuni connettori per far sì che ci si riesca a collegare sia all'antenna che al ricevitore. Ad esempio, per quanto riguarda il ricevitore uBlox, noi abbiamo dovuto utilizzare due tipi di connettori perché il cavo è abbastanza spesso, non è di certo il cavo che viene venduto con l'antennina patch. Ovviamente, questo è un reminder che è sempre bene fare. Bisogna stare attenti che se si acquista un ricevitore in doppia frequenza, bisogna ovviamente acquistare e utilizzare un'antenna in doppia frequenza, perché
perché altrimenti se si utilizza un'antenna in singola frequenza, il vantaggio di avere il ricevitore in doppia frequenza chiaramente viene meno. Passiamo ora a parlare di microprocessore o computer. A volte, spesso nella maggior parte dei GPS, dei ricevitori GPS, il microprocessore è già inglobato nel ricevitore. In questo caso no, quindi dobbiamo avere un qualcosa, un'unità di calcolo, ecco, se vogliamo metterla in questo modo, che effettivamente controlli il ricevitore nelle varie operazioni che deve fare. Questo può essere chiaramente un computer, perché no? Oppure possiamo parlare di oggetti un pochino più piccoli e diciamo più tendenti forse al mondo dell'IoT, quali per esempio i dispositivi Raspberry Pi 3, che adesso poi andiamo ad analizzare nel dettaglio, e i dispositivi Arduino. Questi di fatto, purché non simili nell'aspetto, sono dei computer, senza mouse, senza tastiera, senza schermo, i quali però possono essere ovviamente collegati, però di fatto sono dei veri e propri computer, quindi gestiscono anche per esempio la connessione, la connettività a internet. Per quanto riguarda l'alimentazione, anche lì dipende poi tutto un po' dalle condizioni al contorno, però se siamo in ufficio, ad esempio, va benissimo una presa a muro, se si utilizza un Raspberry, va benissimo un caricatore mi micro USB oppure un power bank. Se siamo all'esterno, ecco, si può utilizzare, se siamo all'esterno, un power bank o ancora utilizzare pannelli solari. In questo caso ci possono essere, diciamo, delle situazioni già pronte che prevedono l'utilizzo di batterie già alimentate da pannello solare, oppure, per esempio, si può scegliere una situazione fai da te, come ho lasciato in questo link, che è piuttosto interessante. Parla sostanzialmente di come collegare una power unit, cioè una piccola batteria che viene al Raspberry e viene assolutamente alimentata dal pannello solare, come vedete in figura. Comunque, se ho suscitato la curiosità, vi invito a seguire e a dare un'occhiata a questo link perché è piuttosto interessante. Prima di passare poi all'analisi, quindi a capire un po' come funziona il Raspberry e come ci si può connettere, che è un po' l'obiettivo di questo jailbreak, volevo citare appunto i due progetti che abbiamo sviluppato qua a GTR. E il primo, diciamo, è stata la costruzione di una stazione GNSS all'Università di Genova, nel DICCA, come vedete nella foto. Il ricevitore utilizzato era lo uBlox Neo M8T con l'antennina patch. Era lo uBlox, so che forse è un pochino piccolo, ma se riuscite a vedere, era posizionato, diciamo, dentro questa scatolotta agganciata al palo. E l'antennina, che era magnetica, è stata posizionata su un apposito supporto qua sopra. Quindi ricevitore, come dicevo, in singola frequenza. Sia un microprocessore era Raspberry Pi 3, e come software che gestiva sostanzialmente il posizionamento abbiamo utilizzato RTKlib, diciamo, a linea di comando. Abbiamo sviluppato un'interfaccia grafica che è disponibile su web, per cui sostanzialmente un utente poteva andare a settare determinati parametri e raccogliere, specificare per esempio la durata di una determinata acquisizione e raccogliere i dati registrati da questo ricevitore. Ora, sfortunatamente, devo dire che questo per questioni tecniche, questo ricevitore non è al momento attivo e quindi non è collegato in villa, però non escludiamo che in un futuro possa essere rimontato. L'interfaccia invece l'abbiamo sviluppata ancora online, però appunto in questo momento non molto utile in quanto non abbiamo il ricevitore collegato.
Invece il secondo esempio che volevo citare, diciamo, è la costruzione di una stazione GNSS qua nel nostro ufficio. L'abbiamo costruita come Leader Italia, quindi insieme ai nostri amici e colleghi di JP Droni, con i quali condividiamo l'ufficio. Abbiamo utilizzato il ricevitore uBlocks ZF9P, che vedete nella parte in basso nella foto in basso, un'antenna Hemisphere A45, che è questa invece visualizzata nella parte alta, un Raspberry Pi 3, quello dentro lo scatolotto rosso. Ecco, importante il cavo, nel senso che noi abbiamo l'ufficio al pian terreno, mentre l'antenna l'abbiamo posizionata sul tetto. Quindi abbiamo srotolato più di 50 metri di cavo, è stato abbastanza un lavoraccio, nel senso che non è stato banale. Vedete per esempio qua dall'antenna il cavo passa qui dal palo ovviamente, poi dentro questa canalina bianca, se riuscite a seguire il mio cursore, e poi si viene srotolato in facciata fino ad arrivare nel nostro ufficio. E abbiamo chiaramente utilizzato degli adattatori per i connettori e come software per il processamento dei dati utilizzeremo RTKlib nella versione Demo 5. Questo perché questa versione di RTKlib è una versione non ufficiale che però è sviluppata dalla comunità, diciamo, di RTKlib e è ottimizzata per ricevitori a basso costo che ricevono anche Galileo e Beidou. In particolare dicono, leggendo nei forum, che questa versione di RTKlib sia ottimizzata per i ricevitori uBlocks. Non posso dirlo con certezza, in quanto anche noi in questo momento siamo ancora in fase di test di questa versione di RTKlib. Sicuramente se ci seguirete avrete degli aggiornamenti in tal senso. Veniamo quindi ad fare un focus sulla strumentazione, diciamo sulla parte più informatica, e quindi andiamo a capire meglio che cos'è questo Raspberry Pi 3. Come dicevo prima, è un vero e proprio computer con processore Broadcom, un quad core e una sua GPU, ha 1 giga di RAM, quindi non ha una RAM potentissima, però sostanzialmente per quello che serve a noi va più che bene. Ha una porta Ethernet che si vede chiaramente qua in figura e diciamo, ha le interfacce Bluetooth e soprattutto Wi-Fi. Inoltre ha delle porte micro SD che viene utilizzata per l'alimentazione, HDMI per collegarsi ad uno schermo, il jack delle cuffie e 4 porte USB. Quello che è importante notare sono le dimensioni che vedete, sono di pochi centimetri chiaramente in tutte e tre le di pochi centimetri in tutte e tre le dimensioni, quindi è veramente un qualcosa che sta nella mano e quindi essendo molto portatile può essere installato senza problemi anche in luoghi diciamo più angusti, cioè non in un ufficio ma anche in ambiente esterno purché sia messo dentro opportune scatolotti. Le prime cose da fare una volta, diciamo, preso questo Raspberry in modo tale da poterlo utilizzare sono scaricare e installare il sistema operativo, impostare la connessione Wi-Fi nel device e rendere il device raggiungibile da remoto via SSH. Ora vedremo il perché. Perché sostanzialmente noi dovremo in qualche modo collegarci a questo computer da remoto. Non possiamo chiaramente pensare ogni volta che vogliamo modificare un parametro nel ricevitore, di dover andare fisicamente da questo Raspberry, attaccarlo a uno schermo, attaccargli una tastiera e modificare. Dobbiamo fare in modo di poterlo fare da remoto. E vabbè, i primi 2 passaggi, adesso andiamo a vedere, sono chiaramente propedeutici a questo.
Il sistema operativo che si va a installare nel Raspberry e che viene consigliato per questo tipo di attività è il sistema Raspbian, cioè una versione di Debian, quindi parliamo di Linux, una versione di Debian diciamo adattata e ottimizzata per una scheda di questo tipo. Quindi i passaggi da fare sono munirsi di una scheda micro SD e formattarla in formato FAT32. Scaricare il sistema operativo Raspbian al seguente link. Il link, diciamo, farà vedere questa faccia, questa grafica, e io consiglio di scaricare la versione che ho evidenziato, in quanto è quella che consente l'installazione del sistema operativo senza dover collegare il Raspberry a rete internet. La seconda invece va bene lo stesso, però in fase di installazione bisognerà assicurarsi che il Raspberry sia collegato, ad esempio, a un cavo Ethernet. Una volta scaricato, bisognerà unzippare il file e mettere tutti i file che vengono estratti nella cartella. Attenzione, bisogna mettere tutti i file in questa maniera qua, come vedete nella schermata, perché una volta unzippato, vedrete sul desktop una cartella all'interno della quale ci saranno tutti questi file. Quindi non dovete mettere la cartella, ma tutti i file che ci sono, esattamente come in questa schermata. Fatto questo, bisogna collegare, come vedete nella foto, il mouse, la tastiera via USB, lo schermo via HDMI, e a questo punto siamo pronti per dare alimentazione e quindi accendere il nostro Raspberry. Una volta acceso il Raspberry, non si dovrà far altro che seguire le istruzioni a schermo. Sono veramente poche e banali. Terminata questa operazione, ci vorrà circa una ventina di minuti. Il sistema operativo installato e quindi il Raspberry è pronto per essere utilizzato. Come dicevo prima, bisogna però fare in modo di poter controllare questo dispositivo da remoto, perché non è pensabile doverlo collegare ogni volta a tastiera, mouse e schermo, perché appunto è molto scomoda come cosa e non sempre accessibile. Si pensa ad esempio al caso in cui la stazione sia. Non sia montata in ufficio, ma in un luogo diverso, per esempio in montagna. A questo punto, per connettersi, si utilizzerà il protocollo SSH, ovvero Secure Shell. Questo è un protocollo per accedere in remoto ad un qualsiasi computer, in realtà, non solo ai Raspberry. Questo tipo di connessione è costituita da un PC client e un PC server, quindi noi saremo il PC client e vorremmo collegarci al PC server e funziona, diciamo, sia su rete locale, quindi quando i due computer sono sulla stessa LAN, per esempio tutti e due i computer sono nell'ufficio, oppure anche su rete esterna, cioè quando per esempio un computer è a casa nostra e l'altro computer per esempio è in ufficio. Per fare in modo che si possa raggiungere il Raspberry con questo protocollo, bisogna, diciamo, abilitare questo tipo di connessione sul dispositivo. Per fare questo abbiamo due modi. O da interfaccia grafica, come vedete nella parte destra della slide, oppure a linea di comando, digitando il comando Raspi config. Questo comando lo vedremo comunque fra pochi minuti, quando alla fine del webinar faremo una piccola demo live di comandi, diciamo a linea di comando da terminale. Una volta abilitato, quindi noi potremo scaricare sul nostro computer un determinato programma, o in realtà potremo aprire un terminale di Windows, come appunto vi farò vedere dopo, e digitando la frase SSH IP del Raspberry meno L user, potremo accedere. Ovviamente da accedere al nostro Raspberry, non con interfaccia grafica, ma diciamo la linea di comando, cioè il terminale, non deve spaventarci in questi casi. A volte è veramente
è molto più semplice di quello che si credi. Di default, durante l'installazione del Raspberry, si è impostato l'utente, quindi lo user, come P o Pi, meglio in inglese, e la password come Raspberry. La domanda che sorge spontanea in questo caso, a questo punto, è: sì, ma che IP ha il mio Raspberry? Beh, l'IP, che è diciamo un identificativo del computer sostanzialmente, si può determinare in due modi, o con il comando ifconfig, e dopo vedremo come, oppure accedendo al router. Riusciamo a vedere gli indirizzi IP di tutti i dispositivi collegati sulla nostra rete. A questo punto sarebbe opportuno bloccare l'indirizzo IP del nostro Raspberry. Questo perché, diciamo, ogni qualvolta un dispositivo viene riavviato, sostanzialmente il suo IP cambia. Quindi prima di connettersi al Raspberry bisognerebbe ogni volta controllare che il suo indirizzo IP, quale sia il suo indirizzo IP. Ed è un'operazione che potrebbe chiaramente essere non troppo, diciamo, comoda, ecco. A questo punto però noi abbiamo due possibilità per bloccare l'indirizzo IP, cioè per fare in modo che ogni qualvolta il Raspberry si connetta a internet, il suo indirizzo IP rimanga lo stesso. In questo momento sto parlando di indirizzi IP però locali non pubblici, cioè indirizzi IP sostanzialmente che vengono visti solamente dai computer che sono sulla stessa rete LAN, non da computer che sono su reti LAN diverse. A questo punto il primo metodo è quello di utilizzare il servizio DHCP/CD disponibile appunto nel Raspberry. E bisogna sostanzialmente andare a modificare il file che sta sotto la voce etcdhcpcd.conf e andare a scrivere queste poche righe. La prima, diciamo, ci specifica quale sia l'interfaccia di rete per la quale deve essere bloccato l'indirizzo IP. Per esempio, se il Raspberry viene collegato via cavo di rete, l'interfaccia sarà la ETH0, come in questo caso. Se invece il Raspberry sarà collegato via Wi-Fi, l'interfaccia sarà la VLAN 0. Bisogna specificare l'indirizzo IP che si vuole assegnare al Raspberry e sostanzialmente l'indirizzo IP è questa sequenza di quattro numeri, quindi 192.168.0.4 ad esempio. Questo diciamo slash 24 sostanzialmente è un'abbreviazione per la subnet mask. Bisogna specificare l'indirizzo del router e del domain server che generalmente sono e coincidono con l'indirizzo IP del router. Attenzione solo da specificare che le prime tre cifre di questo numero, quindi 192.168.0, specificano quella che è la sottorete, mentre 4 è l'identificativo del computer. Quindi è possibile, per esempio, che se io sono sulla stessa LAN, possa avere un indirizzo IP del tipo 192.168.0.2, ad esempio. L'altro modo, invece, e forse più elegante, ecco, è quello di bloccare l'indirizzo IP del Raspberry direttamente dall'interfaccia grafica del router utilizzando l'indirizzo MAC. Questo perché è più elegante, più forse anche sicuro, perché diciamo che gli indirizzi IP vengono assegnati in maniera casuale ai vari dispositivi connessi alla rete. Noi cosa abbiamo detto prima? Bene, se il nostro Raspberry si connette, lui dovrà avere l'indirizzo IP, per esempio 192.168.0.4. Però prima che lui si connetta, può succedere che un altro dispositivo venga associato proprio quell'indirizzo IP, perché chiaramente il router, che è quello che sostanzialmente assegna gli indirizzi IP, non sa di questa regola. A questo punto, se questo si verifica, ci può essere un conflitto. Mentre se noi blocchiamo l'indirizzo IP, diciamo lato router, questo inconveniente, ecco, non può succedere. Per fare ciò serve conoscere il MAC address
del nostro dispositivo, e anche il MAC address, come si vede nella schermata, diciamo, a sinistra, viene, diciamo, specificato dal comando ifconfig. Ogni router ha un'interfaccia grafica diversa, un'interfaccia che ad esempio vedete alla vostra destra. Io in questo caso ho messo l'interfaccia grafica di un router che avevamo qua in ufficio e che peraltro non è neanche il router che stiamo utilizzando in questo momento, quindi è solamente a titolo di esempio. Bisognerebbe vedere caso per caso come si fa, ma sono abbastanza simili fra di loro queste procedure. Bene, tutto questo vale se però, cioè quindi riusciamo a connetterci al Raspberry solo se siamo sulla stessa rete LAN. Ma la domanda è: come facciamo a raggiungere, diciamo, il nostro Raspberry quando siamo da rete esterna? Cioè, in altre parole, come facciamo a raggiungere il Raspberry che sta in ufficio quando noi siamo a casa? Ecco, in questo modo abbiamo due possibilità. La prima è quella di aprire una porta sul firewall e fare un opportuno instradamento. La seconda è quella di utilizzare una VPN. La prima, diciamo che ora vediamo, è un po' più insicura, forse da un punto di vista informatico, in quanto aprire le porte sul firewall non è mai una buona idea. Comunque, innanzitutto bisognerà conoscere l'indirizzo IP del nostro router, quindi del nostro ufficio, e sapere che questo IP sia statico o meno. Se questo IP non è statico, bisognerà utilizzare un servizio di DNS dinamico. Sostanzialmente i più comuni sono per esempio dndns.com o noip.com. Sono sostanzialmente dei servizi che mascherano il nostro indirizzo IP con un nome. Quindi per esempio stazione gnss.dndns.com viene associata al nostro indirizzo IP, che può essere un numero con quelle quattro cifre come vedevamo prima. Anche impostare un servizio di DNS dinamico è un'operazione che viene fatta lato router. In questo caso, vedete, il router mi dà la possibilità se scegliere il servizio di DNS oppure no IP e mi dice quale nome mettere sostanzialmente al mio indirizzo IP. Fatto questo, bisognerà aprire una porta esterna nel firewall, in questo caso per esempio la porta 2250, e indirizzare il traffico su quella porta, per esempio, a un indirizzo IP locale, cioè che non viene visto da rete esterna, come ad esempio 192.168.2.191. Generalmente, non l'ho detto prima, gli indirizzi IP locali cominciano tutti con i numeri 192.168. Fatto questo, fatte queste due operazioni, a questo punto io posso digitare la frase SSH, per esempio stazione gnss.dndns.org, oppure l'indirizzo IP del mio router, meno LP, cioè specifico l'utente, meno P2250, cioè specifico la porta. E fatto questa operazione, posso quindi accedere in SSH al mio Raspberry. Un'altra invece, diciamo, soluzione forse più sicura e forse preferibile a livello informatico è utilizzare una VPN. In questa slide si vede, grosso modo e in maniera un po' semplificata, quello che può essere uno schema di funzionamento di una rete VPN. Innanzitutto abbiamo bisogno di un server VPN che deve essere installato sul firewall del nostro ufficio oppure della rete dove risiede il Raspberry e di un client VPN sul nostro PC che è connesso, diciamo, a una rete esterna, per esempio la rete di casa. Abilitando la VPN a questo punto facciamo in modo che il nostro computer venga riconosciuto come se fosse sulla rete LAN del nostro ufficio. E quindi, dopo aver attivato la VPN, possiamo accedere al nostro Raspberry utilizzando il suo IP locale. In questa slide
Quindi diciamo, siamo riusciti a raggiungere il nostro Raspberry. Bene, vediamo ora quali possono essere i comandi principali che possiamo impartire al nostro sistema, al nostro computer. Questa slide ho elencato i principali comandi, ma forse più che starli a leggerli e a vedere, proporrei di provare a fare una demo in questo momento, intanto forse per assimilare un po' tutta questa grande quantità di informazioni che ho dato. Allora, per connettersi in SSH in realtà basterebbe la PowerShell di Windows che vedete in questo momento. Come dicevo, basterebbe scrivere il comando SSH, l'indirizzo IP del nostro Raspberry, in questo caso il mio è 192.168.2.91, meno LP. Vedete che mi viene chiesta la password per accedere a questo dispositivo. Ho appena messo la password, ma vedete che non viene scritto niente. Tutto ciò è normale. Premete invio. E in questo momento, anche se apparentemente forse non sembra, siamo dentro il nostro Raspberry. Questo lo vediamo da questa scritta qua, dove viene specificato l'utente, che è l'utente P, e il nome della macchina, che è Raspberry. Per vedere questo, per esempio, posso chiedere di far vedere la cartella dove in questo momento mi trovo, cioè PWD, cioè Print Work Directory. Vedete, mi trovo nella cartella HomePy. Se invece decidessi di uscire, comando exit, e rifacessi lo stesso comando, vedete che la cartella cambia. In questo caso mi trovo in C, Users, Jitter G. Quindi prima di fatto non ero sul mio computer, ma ero sul mio Raspberry. Utilizzare la Windows PowerShell potrebbe non essere una grande idea, o meglio, diciamo che possono esistere, specialmente se si usa Windows, dei software un po' più furbi o un po' più user-friendly per connettersi in SSH. Uno di questi che suggerisco è MobaXterm. Si scarica ovviamente gratuitamente, ed è altrettanto semplice installarlo. Ora, tempo che si apra. MobaXterm, questo software che consente anche, diciamo, delle connessioni in desktop remoto, ma non è questo il nostro caso. Noi possiamo andare ad aggiungere una nuova sessione, New Session. Bene. Scegliamo il tipo di connessione, cioè SSH. Cerchiamo il nostro remote host, cioè l'IP del nostro Raspberry, quindi 192.168.2.91. Specifico lo username, che è Pi, e OK. Perfetto, vedete che viene aggiunta, se torno nella home, scusate, viene aggiunta questa connessione, per cui la prossima volta che dovrete connettervi al Raspberry, in realtà basterà schiacciare su questa connessione qui e automaticamente verrà aperta, diciamo, questa sessione in SSH. Perché dico che è più comodo? Perché, come vedete, io ho alla mia sinistra, diciamo, una sorta di file manager in cui le cartelle le vedo anche e ci posso cliccare. Per esempio, posso cliccare nella cartella, per esempio, desktop, per esempio, jailbreak e per esempio, scripttest.py. Lo posso vedere, diciamo, con la sua interfaccia grafica, aprendolo con un editor di testo. Ci mette leggermente poco. Eccolo qua. Questi sono piccoli script che ho fatto. Chiaramente tutto questo può essere fatto anche a terminale. Come? Innanzitutto vediamo dove siamo in questo momento. Quindi Print Work Directory e mi dice sono in HomePy. Voglio spostarmi nella cartella desktop jailbreak, vedete? Desktop jailbreak.
Perfetto. Quindi farò cd change directory desktop jailbreak. Perfetto. Come faccio a vedere il contenuto che c'è in questa cartella? Digito il comando ls. ls mi fa vedere esattamente che c'è scripttest.py. Ok. Posso ovviamente visualizzare a terminale il contenuto di questo script facendo nano script scusate, era il comando cat scripttest.py e io vedo quello che c'è scritto esattamente come l'avevo visto un attimo fa sul file di test. Ora, chiaramente la possibilità di utilizzare un editor di testo per aprire questo file è ovviamente più, come dire, più utile, più semplice che non visualizzarlo a linea di comando. Quindi è per questo che potrebbe essere una buona idea utilizzare MobXterm come diciamo, programma per connettersi in SSH. Ridigitando il comando cd, ritorno alla mia home. A questo punto vediamo subito come impostare la connessione SSH. Ovviamente lo si deve fare la prima volta che si accende il Raspberry, però rivediamolo. Bisogna andare a modificare bisogna dare il comando raspi config. Allora, innanzitutto mi dà un errore e mi dice che lo script deve essere eseguito come root. Questo vuol dire ogni qualvolta si troverà questo tipo di errore, bisognerà aggiungere la dicitura sudo al comando. Sudo sta per super user do. Questo perché? Perché l'utente PI non ha tutti i permessi di amministratore. Digitando sudo, diciamo che si dà temporaneamente all'utente PI i permessi di root. Quindi sudo raspi config. Ecco, vedete che l'interfaccia grafica è cambiata e possiamo andare a settare diverse cose. Alcune anche interessanti, per esempio l'overclock della RAM, ma non sono cose che in questo momento ci interessano. Selezioniamo la voce 5, Interfacing Options, e vedete SSH. Schiacciando Select, ci chiede, volete che l'SSH server sia abilitato? Diciamo sì e ok, l'SSH server è abilitato, quindi da questo momento in poi saremo abilitati a connetterci in SSH. Il file invece per andare a bloccare il nostro indirizzo IP, anche questo bisognerebbe aprirlo con i permessi di sudo, si trova in etc/dhcpcd.conf. Quindi innanzitutto digitiamo il comando sudo per avere i permessi di root. Poi dobbiamo aprirlo con un editor di testo che in questo caso si chiama Nano. Poi andiamo a dare il percorso, quindi etc/dhcpcd.conf. Vedete che è un file che contiene una serie di righe. Le righe che cominciano con il cancelletto sono commenti, per cui non si può, sono righe che in realtà non vengono eseguite. E vedete queste ultime righe che avevo scritto io, poi ho disabilitato perché diciamo, ho bloccato l'indirizzo IP lato router, erano esattamente quelle che ho scritto nella slide. Quindi quale interfaccia? L'ETH0, quale indirizzo IP? Questo. L'indirizzo IP6 è qualora si utilizzasse l'indirizzo IPv6 e non l'indirizzo IPv4, ma diciamo che sta linea può anche non essere messa, e l'indirizzo IP del router. Perfetto. Posso chiaramente andare a creare dei file dove sono, per esempio, se volessi creare un file nella home, quindi print word directory, cioè in NumPy, posso andare a dire nano prova
1.txt, ad esempio creo un file di testo, mi scrivo ciao a tutti, lo posso salvare andando a fare Ctrl O e poi mi chiede nome del file cui salvare, prova 1.txt, sì, è lui, quindi premo invio e Ctrl X per uscire. Vediamo che anche sulla nostra destra sarà apparso, facendo ovviamente un refresh, il file prova 1.txt che posso andare a aprire con un altro editor di testo. Questo, diciamo, è un qualcosa che vi ho fatto vedere non a caso. Vedete, ciao a tutti. Perché in questa maniera noi andremo a modificare quelli che sono i file di configurazione dei nostri ricevitori. Infatti, se andiamo per esempio nella cartella, scusate, cd rtklib demo 5 app, qua vediamo innanzitutto tutte le app con il comando ls, ricordo faccio vedere il contenuto della cartella dove sono. Qui vediamo tutte le app presenti in rtklib, tra cui ad esempio rtkplot, rtkconv, rtkget, sarà rtknavi, eccolo qua. Noi ad esempio volessimo andare a modificare quello che è il file di configurazione per rtkrcv, in brevissimo rtkrcv è la versione a linea di comando di rtknavi, quindi diciamo se avete seguito il jailbreak di rtknavi vi ricorderete che ci sono tutta una serie di parametri che devono essere diciamo settati. E tutti i parametri possono essere settati con una loro interfaccia grafica. In questo caso verranno settati tutti gli stessi parametri, ma diciamo andando a modificare un file di testo. E vi faccio vedere giusto per curiosità quale. Quindi navighiamo in rtkrcv nella cartella GCC, farò il comando ls per vedere cosa c'è. Bene, vedete che c'è questo file rtkrcv.conf. Io posso aprire questo file con un editor di testo, ad esempio con il Nano, e vedete che abbiamo tutta una serie di parametri e diciamo nel prossimo jailbreak li vedremo anche in analogia a quanto settato lì a interfaccia grafica su rtknavi. Comunque sostanzialmente tutti i parametri che devono essere settati per il posizionamento. La cosa interessante è che si può fare tutto a linea di comando e tutto in maniera automatizzata, scrivendo per esempio un piccolo programmino, o ad esempio utilizzando Python. Quindi io non dovrò ogni volta andare a scrivere a mano, a modificare a mano questo file, ma scriverò un programma che in automatico leggerà questo file e lo andrà a modificare e poi lancerà anche il programma. Bene, per altro comando che può essere utile in questo caso è quello per spegnere il Raspberry, anche se poi in realtà vedremo che si potranno programmare degli accensioni e spegnimenti del Raspberry, diciamo, senza doverli fare noi. Però non è mai buona pratica spegnere i Raspberry semplicemente staccando l'alimentazione. È bene, per esempio, usare il comando sudo shutdown-h, cioè meno alt, e specificare quando. Quindi, ad esempio, now, oppure andare a specificare un determinato tempo in minuti, ad esempio 30. Se scrivessi questa cosa qua, bene, mi dice che il shutdown del Raspberry è stato pianificato per mercoledì 2 settembre alle ore 15:28. Se volessi ovviamente interromperlo, posso utilizzare il comando shutdown-c. Ok, torniamo direi alla presentazione e direi che è il momento di dare spazio alle vostre domande, non prima però di ricordarvi il prossimo appuntamento con il jailbreak, che
nei quali tratteremo il plugin QGIS Lidar Tilemaker e CHM From Lidar. E vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale Telegram che trovate in questa slide, cioè in questa slide trovate il link al nostro canale Telegram. Grazie a tutti. E a questo punto vi invito a fare domande. Mi rendo conto che ho detto forse un po' tante cose, magari non tanto legate alla topografia, ma chiaramente cose che servono e sono propedeutiche per poi appunto per il resto. Ok, Marco Lombardi innanzitutto ci segnala che gli M8T in vendita a partire dal 2018 non hanno in out tutte le stringhe OBX necessarie alla generazione di messaggi RTCM. Ok, va bene. Sì, chiaramente diciamo questo è un fattore che va tenuto in considerazione ovviamente nella scelta del ricevitore da acquistare. Io ovviamente ho parlato di ricevitori uBlox perché riteniamo che siano dei ricevitori adatti a questo scopo e anche un po' per il costo, perché come non so se non, immagino sappiate, ma i ricevitori uBlox a seconda della configurazione nei quali vengono venduti costano abbastanza poco, parliamo di poche centinaia di euro per il direi poco più di 200 euro per diciamo per lo ZF9P, mentre l'M8T all'epoca si era pagato forse anche meno. Però ovviamente questo tipo di approccio può essere utilizzato per qualsiasi ricevitore in linea di principio. Per fare domande, chiaramente attivate pure il microfono e intervenite, oppure se preferite scrivete in chat. Spero di non essere stato, diciamo, troppo confusionario e comunque, veramente, ripeto, se qualcuno avesse domande, non esitate, non siate timidi, in quanto appunto magari questo è un argomento che si stacca un pochino dalla topografia, ma era necessario affrontare per poi parlare invece di, ad esempio, di RTKlib, il prossimo appuntamento con questo jailbreak e a linea di comando. E poi soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte, in cui invece parleremo di come automatizzare tutti i processi, quindi come lanciare RTKlib da un programmino Python, come schedulare per esempio diciamo, l'esecuzione di RTKlib ogni tot tempo, e come mandare in automatico i file registrati ad un server remoto.
Allora, Mauro Bettella chiede, diciamo, se ci sono già i titoli per i prossimi due eventi di questa serie. Sì, diciamo che i titoli ci sono. Non c'è molta fantasia, nel senso che il titolo è lo stesso con parte 2 e parte 3. Le date in questo momento non le ho, non le so a memoria, però l'idea nostra era di intervallarle con altri jailbreak. Per esempio, il prossimo jailbreak sarà i plugin QGIS che vedete in questa slide, quindi Lidl, iMaker e CHM From Lidl. Poi dopo ci sarà diciamo il secondo episodio di questa miniserie, poi un altro jailbreak ancora e poi ancora il terzo e ultimo jailbreak su questa parte qua. Ovviamente se ci seguite sui nostri canali social vedrete le date, ecco. Ovviamente siamo anche in questi jailbreak, se avete anche suggerimenti da darci o comunque se volete sentirci parlare di argomenti che magari vi possono interessare particolarmente, potete sempre contattarci nei nostri canali e vedremo, diciamo, di provare ad accontentarvi. Ecco. Chiaramente abbiamo già una struttura in mente per questi jailbreak abbastanza definita, però ovviamente tutto nasce da quello che può essere un vostro interesse, quindi ovviamente vi invito a contattarci, a seguirci e a darci suggerimenti che sono ovviamente ben accetti. Anche per esempio se avete idee su quelle che possono essere le funzionalità di una stazione GNSS a basso costo per voi e che magari non ho citato, non trovate tra quelle che ho elencato. Ovviamente se ce le comunicate cercheremo di affrontare anche quei temi in modo che possa essere di interesse per tutti. Allora, Giampaolo chiede se è possibile far girare il software UCenter sul Raspberry. Purtroppo no, nel senso che, come dicevo prima, il Raspberry ha un sistema operativo Unix-like, quindi non ha Windows sopra, e purtroppo il software UCenter gira solamente su Windows. Però posso farvi vedere un piccolo accrocchio sostanzialmente, per cui è possibile, per esempio, collegare il ricevitore GNSS al Raspberry e poi sempre tramite Raspberry con un comando. Aspettate che se riesco vi faccio vedere. Allora, il comando è questo qua, si chiama socket. Vediamo se lo riesco a ritrovare perché è una sintassi un po' complessa, non ricordo, diciamo, memoria. Eccola qua. Se vedete evidenziata, diciamo che sostanzialmente dando questo comando io reindirizzo i dati che vanno sulla porta USB presente sul Raspberry alla quale è collegato il ricevitore su una porta TCP.
A questo punto cosa faccio? Vado a cercare il mio software uCenter, quindi per esempio lo trovo in, scusate, in C, uBlocks, uCenter, perfetto. Ok, quelli di voi che sono forse un po' più familiari con questo software, sanno che per andare a collegare il ricevitore al software bisogna utilizzare questo tastino qui. Bene, anziché scegliere una USB, in questo caso, verrà, come normalmente viene collegato il ricevitore al computer, utilizzerò una network connection. In questo caso vado a specificare l'indirizzo IP del mio Raspberry e la porta 2000, che è la porta che ho specificato nel comando socket. Infatti, in questo comando socket vedete che ho selezionato la porta TCP 2000. Per cui, tornando qui, facendo questo giochino qua, vedete che si attivano i satelliti che sto vedendo in questo momento dal mio ricevitore, che, guardate, non è collegato direttamente al mio computer, perché non si vede dalla webcam, ma non ce l'ho sulla mia scrivania, è di là nell'altra stanza e l'antenna è collegata sul tetto, eppure io lo sto vedendo da uCenter. Questa però, diciamo, è una funzionalità carina, però non molto automatizzabile, quindi non la vedrei nel flusso di lavoro per una stazione GNSS a basso costo, cioè non riesco ad automatizzarla, però chiaramente è un qualcosa che posso fare. E posso dire di più, quello che ho fatto è fare in modo che questo comando socket, questo qua che vedete, venga eseguito in automatico dal Raspberry ogni volta che il Raspberry viene acceso. Per fare questo bisogna andare a modificare questo file qua. Ora lo andiamo a vedere con nano, ad esempio, quindi nano slash rc local. Perfetto. Vedete che diciamo questo file che si trova in questa posizione qui è un file che esegue tutti i comandi che gli vengono comunicati appena il Raspberry si accende. E ad esempio vedete che io ho specificato esattamente il comando socket. Per cui ogni volta che il mio Raspberry si accende, lui fa partire questa cosa qua. Torniamo qui. Pronto? Ciao. Allora, Luigi Guaragni non c'entra molto con oggi, ma chiedo se sapete fare anche i rover corrispondenti. Beh, sì, nel senso che poi sarà frutto, secondo me, dei prossimi jailbreak su questo argomento, nel senso che, come dicevamo, una delle funzionalità, diciamo, di una stazione permanente a basso costo è quella proprio di funzionare da base, la quale debba inviare le sue osservabili o delle correzioni ad un rover. E quindi poi bisognerà ovviamente vedere come fare ciò. Però diciamo che questo è un processo che può essere gestito con RTK Lib, direi. Quindi sì. Ok, sono le 3:15, quindi direi che vi ho annoiato oppure spero di avervi incuriosito abbastanza per oggi.
Per cui se non ci sono altre domande, io vi saluterei lasciandovi e dandovi appuntamento al 16 settembre alle ore 9 con il nostro prossimo jailbreak. E niente, grazie a tutti e alla prossima.